200 ingegneri della provincia di Agrigento impegnati nello sviluppo del territorio, quali saranno gli obiettivi da raggiungere? Sì, allora grazie per la domanda, è un'occasione gradita per comunicare a tutta la cittadinanza che l'Ordine degli Ingegneri è partito veramente col piede giusto, secondo noi, nell'attività dopo la pausa estiva. Si sono insediate 23 commissioni, tutte molto importanti, per trattare e sviluppare temi certamente di pertinenza di noi ingegneri. Ma credo che i temi che andremo ad affrontare e tentare di risolvere assieme a tutti, anche gli ordini professionali, agli enti pubblici e anche agli altri stakeholders della società, riguardano un po' anche la collettività. Per esempio, una delle nostre commissioni è quella della transizione ecologica, che è un tema molto importante. Noi siamo per fare le cose, farle bene, farle al passo con i tempi, cioè nel rispetto, per esempio, dell'ambiente. Una delle cose quindi che si cercherà di portare avanti è quello di promuovere progetti e attività che portino a sviluppare il nostro territorio e lo facciano compatibilmente con l'ambiente. Una delle commissioni, ma abbiamo altre commissioni, per esempio quella dell'ingegneria forense, quella degli enti pubblici attraverso i quali noi vorremmo, con i quali noi vorremmo continuare a dialogare per aiutarli a risolvere difficoltà anche interpretative delle norme, anche logistiche. Sappiamo che gli enti pubblici scontano una mancanza di forza lavoro, di disponibilità di dipendenti per il mancato ricambio generazionale e hanno delle difficoltà e spesso ci chiedono anche aiuto e consulenza anche per esempio per capire come si fa per aiutare a redigere, come tra l'altro prevede la norma, un piano di un progetto per quanto riguarda le competenze che vanno al professionista e quindi ai servizi di ingegneria. Noi siamo tenuti anche a farlo, lo facciamo a prescindere, siamo stati anche disponibili al comune di Agrigento, ma lo vogliamo fare anche con gli altri comuni, a fare dei corsi di formazione insieme a loro. Riteniamo che una sinergia tra gli ordini professionali e gli enti pubblici sia fondamentale, specialmente in questo momento in cui si parla molto di PNRR. Questo grande piano su cui tutta l'Italia e tutta l'Europa punta per riprendere dopo il momento di pandemia, ovviamente a noi agrigentini, a noi siciliani ci ha un po' lasciato con l'amaro in bocca. Certo, perché quando vediamo che ci sono pochissime risorse, quasi addirittura zero per Agrigento e poche per la Sicilia, non si parla né di aeroporto, di implementazione dell'alta velocità per Agrigento. Non ci sono veramente grandi cose per far sì che Agrigento esca dal proprio isolamento, questo ovviamente ci lascia l'amaro in bocca. Noi siamo, dal punto di vista tecnico, convinti che un'analisi va fatta anche dal punto di vista ambientale. Lo stesso studio di impatto ambientale prevede l'ipotesi zero rispetto all'ipotesi progettuale. Allora, l'unica cosa che noi escludiamo da tecnici è l'ipotesi zero, ovvero il fatto che non si facciano le cose. Noi siamo per farle, le vogliamo fare compatibilmente con l'ambiente. Quindi ci confronteremo con le, vorremmo che gli enti pubblici si confrontassero con le associazioni ambientaliste. Il no a qualunque cosa è una cosa che gli ingegneri assolutamente deprecano. Noi siamo per fare le cose. Questo credo, anche sarà uno degli argomenti che verrà trattato il 30 ottobre, giorno in cui la mattina del 30 ottobre, la rete delle professioni tecniche. E consentitemi, noi siamo stati in questo senso precursori perché abbiamo già costituito, ancora prima che ci vedessimo con gli altri ordini professionali, la rete delle professioni tecniche. Diciamo bene che cos'è. La rete delle professioni tecniche non fa altro che mutuare quello che già a livello nazionale fanno i nostri ordini nazionali, cioè l'Ordine Nazionale dei Geologi, l'Ordine Nazionale degli Ingegneri, quello degli agronomi e forestali, dei geometri, dei periti agrari. E questi sei ordini qui a livello provinciale hanno deciso per la prima volta nella storia la provincia di Agrigento di mettersi insieme per affrontare insieme un tema che ci sta a tutti caro, è appunto quello delle infrastrutture. Perché, appunto, non mi ripeto, vogliamo fare da stimolo per le istituzioni politiche affinché in quella giornata ci spieghino perché Agrigento è stata dimenticata. Non vogliamo assolutamente dare colpe a nessuno perché si tratta di temi talmente atavici che ci affliggono da talmente tanti decenni che non è certamente la dimenticanza dell'istituzione, di chi la rappresenta in questo momento che noi vogliamo stigmatizzare. Noi vogliamo semplicemente dare forza, anzi, a chi in questo momento rappresenta politicamente le istituzioni, per
per dire Agrigento è dietro di voi, vuole darvi forza, lanciando un appello non solo a voi istituzioni, ma anche al territorio, alla collettività, a tutti le forze sociali, gli stakeholders sul territorio, affinché da questo dibattito costruttivo ne esca una rafforzata alla provincia di Agrigento nei confronti delle altre province italiane, che specialmente quelle al nord sono state molto avvantaggiate e hanno fatto la parte del leone in questa spartizione di fondi.